La 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 la, pa 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 pa. Oh, della soda, pa pa pa, la la la, la 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 la. Oops! No! Basta! Non me lo aspettavo. Almeno è rimasta qualche goccia. Dai! Che scocciatura! Però c'è un'altra bottiglia. Forza, con calma. Non bagnarmi tutta, per favore. Anzi, aspetta. Ho un'idea migliore. Posso usare quello sciroppo di mais. Metterò un cucchiaio di sciroppo di mais nella soda. Dovrebbe bastare. Rimetto il tappo. Mi assicuro che sia chiuso bene e agito. E poi rimetto in frigo. Credo sia pronto. Pa pa pa, la la la. Almeno non devo preoccuparmi che schizzi ovunque. Wow, guarda qua. E ha un sapore delizioso. Molto meglio di una soda normale. E lei non mi credeva, capito? È dura, capisco. Fai una pausa. Oh, uno spuntino! Sì, mi sentirò meglio. Ne ruberò uno mentre mamma non vede. Non credo proprio. Assolutamente no, sono pieni di zucchero. Ma mamma, dai, ho fame! Ho detto di no. No e no. Sei tremenda. Se hai tanta fame puoi mangiare qualcosa di sano. Fiocchi d'avena, davvero? Oh no, farò tardi! Devo sistemarmi il trucco. Va bene, buona giornata. Ci vediamo più tardi. Ok, ciao. Aspetta, mamma, i tuoi trucchi. Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea. Tirerò fuori i trucchi dalla palette. E ora aggiungo degli orsetti di gomma. Perfetto, uno in ogni spazio. Poi un po' di fon. Così si squagliano per bene. Ecco qua. Wow, sono venuti benissimo. Oh, eccola che torna. Mangerò questa barretta. Oddio, cosa ti avevo detto? Beh, ho così fame che mangerò gli ombretti. Buonissimi. Che ne pensi? Oh no! Batterò! Oh no, abbiamo finito i popcorn! Torno subito! Ci sarà qualcosa in giro! Uffa, non abbiamo niente! Cola e patatine! E la pizza! Wow, quanta roba deliziosa! Ehi, aiutami col cibo! Sono nel bel mezzo della lotta! Mi serve una mano, non voglio far cadere le cose! No, sta cadendo tutto! Ah! Mi sono arrivati addosso gli snack! Ti avevo detto che mi serviva una mano! Scusa, ti aiuto! Aspetta un attimo! Ho un'idea geniale! Torno subito! Ok, ho questa bottiglia di cola! E ovviamente la mia pistola per colla a caldo! Bene, userò il calore per fare un buco nel tappo. Sì, proprio così. Quando si è freddato posso infilare una cannuccia nel buco. Ora è il momento di fare il prossimo passo. Ora aggiungiamo la pizza e le patatine. Oh, che bello! Ehi, guarda cosa ho fatto! Ma wow, è incredibile! Dai, mangiamo! Pronta? Decisamente i miei cibi preferiti! Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa! Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh. Oh, credo che il pollo sia pronto! Ma che delizia! Oh, beh, forse un po' troppo cotto! Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto?
Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve! Grazie! Che velocità, grazie ancora! Ha un profumo migliore del mio! Non è bellissimo? E sul piatto! Sì, sembra proprio opera mia! Oh, l'ospite! Che buon odore! È per me! L'ho fatto io! È caldo, stai attenta! È un po' incasinato, vero? Direi di sì! Per me basta così, grazie! Ma era davvero buono! Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto? Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così. Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente. Potrebbe essere un condimento oppure una salsa. Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta. E l'ultimo. Perfetto! Così non cascherà niente. Tieni. Buono, vero? Non li farai mai più in nessun altro modo. Oh, come farò a finire tutto? Ok, credo di aver capito. Stupida matita, dai! Oh, ma chi prendo in giro? Non so che cosa sto facendo! Almeno il caffè è forte, no? Ok, dai, concentrati! Oh, credo di saperla questa! Ce la sto facendo, dai! La risposta è la B. Sì. Altro caffè. Adesso va meglio. Oh, vedo tutto sfocato, accidenti. Non ho tempo di dormire, no. Tieni gli occhi aperti. Oh no, i compiti sono fradici. È un disastro. Sono così goffo, accidenti. Ma cos'è successo qui? Oh, poverino! Vorrei poterti aiutare! Ma forse... posso! Dammi quella tazza, su! Questo coperchio ci sta perfetto! Così eviterai ulteriori incidenti, vedi? Dov'ero? No! Ehi, non si è versato niente! Lily è davvero fortissimo! E si mantiene caldo, wow! Se solo potesse risolvere anche questo problema! Pensi che un piccolo Skittles sia eccitante? Allora adorerai questo trucco! Quanti piccoli Skittles servono per farne uno enorme? Stiamo per scoprirlo! Ma prima c'è da fare un po' di ordine! Tenete duro, ci vorrà un po'! Chissà quante Skittles ci sono qui dentro! Probabilmente 1 milione, giusto? Invece di contarle, organizziamole! Impiegheremo una vita, accidenti! Ok, abbiamo finito finalmente! Boom! Ok, sembra che la prima parte sia conclusa! Prossimo step, le bollicine! In questo modo possiamo rimuovere tutti i colori! Non sembrano nemmeno più Skittles! Specialmente quando cominciano a sciogliersi in questa pentola. Guardate tutto quello zucchero! Possiamo accelerare un po' le cose? Liscio come l'olio, il che significa che possiamo passare alla fase successiva. Modellare la caramella gigante. Trasformiamo questo liquido in qualcosa di solido. Mettiamo tutto nella ciotola gigante così. E abbiate pazienza, potrebbe volerci qualche minuto. Non assaggiatela adesso. Ecco, tutto fatto. Lasciamola indurire. Oh, appesa una tonnellata! E nel frattempo stendiamo un po' di pasta. Una volta stesa bene, metteteci sopra la caramella indurita. Questa sfida si sta trasformando in un allenamento. La cosa comincia a prendere forma. Mi sembra pronto. Posizionate con cura l'impasto sopra la caramella. 1, 2, 3, girare!
spero non si sia rotta. Qui sotto sembra tutto a posto. La avvolgo e stendo bene. Sta avvenendo piuttosto bene, giusto? Dobbiamo soltanto togliere l'impasto in eccesso. E adesso un tocco di colore. Spero ci sia abbastanza colorante nel barattolo. Sembra perfetta! È bella! Ed ecco il tocco finale, l'iconica S di Skittles. Perfetto! Missione Skittles gigante compiuta! Ecco che arriva! Wow, è davvero bellissima, non credi? Ed è completamente in 3D! Dovremmo farne un'altra in un altro colore, che dici? Forse dopo aver postato qualche foto con questa? Il pollo è pronto, amici! Più! Una cena da leccarsi i baffi! Oh! I pomodori! Ho dimenticato di metterli nell'insalata! Ok, lo faccio subito! È il momento di tagliuzzare! Thomas è tornato! Ah, hai preso questi! Fermo lì, ragazzino! Prima tagli questi! Io vado in soggiorno! Che fregatura! Ma quanti sono? Ci vorrà un'eternità! Ma non sarà difficile, no? Giusto un taglietto al centro! Forza! Phew! Davvero? Ho fatto solo questi! Quanti mancano? No, non finirò mai! Ah, questo coperchio però può servire! Liscio e piatto! Proviamo! 7 pomodori, un coperchio e un solo taglio! Se li tieni bene, riuscirai a tagliarli tutti a metà! Vedi? Taglio perfetto! Un gran risparmio di tempo! Tutto grazie a questo coperchio! Tutti nella ciotola! Ormai ci ho preso gusto! Mi diverto proprio! Ho finito! Mamma, ho finito! Che c'è, tesoro? Che ridere questa serie! Ah, mi ha fregato! Wow! Questo film mi ha messo fame! Esiste cosa più perfetta? Beh, con la cioccolata sì! Gnam gnam! Ho ancora fame! Cioccolatosa! Non riesco a smettere! Delizioso! Ups! Sistemiamo un po'! Ah! Chi se ne frega! È troppo buona! Cosa? Ho già finito le fragole! Odio quando succede! Beh, che cosa abbiamo qui? Odio la pubblicità! Oh! Cos'è questa roba? Deve essere stata Emma! Persino i fazzoletti sono sporchi! Ora sono più sporco di prima! Aspetta! Sì, dovevo decisamente aspettarmelo! Non so nemmeno cosa pulire prima! Ciao, Thomas! Vuoi delle fragole? Emma, basta, ti prego. C'è un modo migliore per mangiarle. Inserisci la cannuccia qui. Spingi finché non si stacca il picciolo. Ora c'è un buco, vedi? E ora la parte più bella. Metti della cioccolata nella siringa. Una quantità generosa. E ora puntura! Riempiamola! Così non sporchi! Facile e divertente! Gnam!
È la quantità perfetta di cioccolata! Non ti dispiace, vero? Una pancia che brontola può apparire dal nulla, come quando stai parlando di qualcosa di serio. È proprio così. Riesci a pensare solo al cibo. Lily? C'è nessuno? Devo mettere qualcosa nello stomaco subito! Ora sì che va meglio! Ma come faccio a immergere e camminare? E dai! Non c'è speranza! Vuoi una mano? Ecco! Ti dispiace condirla? Prego? Le cose che faccio! Questa passeggiata è improvvisamente tutta incentrata su Lily! Ed ecco un altro po', principessa! Grazie! Ops! Ho avuto un'idea migliore! Tieni questa! Ora versane un po' su questo lembo! E condisci con una mano! Ora sì che va bene! Ne vuoi una? Oh, l'amicizia e il fast food vanno sempre di pari passo! Ma che coltello insanguinato! Non posso guardare! Spero proprio che tu abbia fame, Sofia! Mi serve una bella distrazione! No, ancora sangue! Questo pezzo sembra buono! Guarda tutta quella salsa! Come dovrei mangiarla? Così, ecco come! Che cosa? Bleh! Ma che siamo, animali? Non esiste! Il mio mollettone! Questa potrebbe funzionare! Vieni tra i miei artigli, piccola ala! Gnam! Così buona! Ah! Che cosa? I miei vestiti stropicciati e la mia bocca piena di salsa! Ti spaventano? È il mostro del pollo! Che fifona! Cosa mi sono persa? Ah, meno male che ho comprato il latte! Mi serve soltanto la tazza adesso! E ora basta mescolare. Un minuto o due dovrebbero bastare. Ma perché tutti questi schizzi? Ah! Attenta agli occhi. Se continui così, non ce ne sarà più nella ciotola. Come una maschera a viso alle fragole, tutto sommato. Come hai potuto fare una cosa simile? Non cucinerò mai più. Ecco, ho quasi fatto. Oh? Ma quella è bella? Che c'è che non va? In realtà le parole non servono. Ma com'è potuto accadere, scusa? Dammi quella. Penso di avere un'idea. Con frusta e un paio di pinze puoi creare un dispositivo per mescolare, vedi? Una volta che hai allargato le punte, mettici la colla a caldo. Assicurati di fare dei pallini belli grossi. Non devono toccare niente. Poi lascia che si asciughino. Asciuga quelle lacrime, bella. Sei già tutta bagnata. Ti senti meglio adesso? Un massaggio alla testa dovrebbe calmarti. Ti solleticherà un po', ma stai già meglio, vero? Ehi, funziona! No, prima la doccia e poi gli abbracci. Dovresti sempre cominciare la giornata mangiando quello che ami. E per Betty sono i fiocchi di mais.
Oh, ma che casino! Addio, cereali! E voi andatevene da qui! Ehi, me ne hai lasciati? Sembrano buoni! Dai! Ecco! Oh no! Ma così non si fa! Betty? Betty? Sì? Che è successo? Ma sai che devi chiudere la scatola? Oh, lascia che ti mostri come si fa! Prendi le tre linguette e le pieghi verso il basso. Quindi spingi indentro in questo modo. Fallo anche dalla parte opposta. Quindi inserisci l'ultima in questo modo. Ecco! Adesso è ben chiusa, vedi? A prova di versamento. Beh, sì, qualcosa è diverso. Ok, tu adesso mettiti al lavoro. Io devo andare a lezione. Come vuoi, Bella. Questa serie è la mia preferita! Non posso credere che bacerà quell'altro ragazzo anche se è fidanzata! Lo so, e succederà un casino! Aspetta, dove sono le patatine? Jennifer, hai mangiato tutte le patatine? Tieni questo così posso riempire la ciotola! Una patatina, mia! Che cosa? Sei una specie di mostro degli snack che non riesce a controllarsi! Devono esserci degli altri spuntini qui da qualche parte! Sì! Buh, questo è vuoto! Cosa c'è qui dentro? Uffa, spuntini sani! No, grazie! Cos'altro c'è? Cos'è questo? Un pezzo di pane raffermo? Che schifo! Forse il frigorifero mi salverà! Vuoto, vuoto... Scaffali vuoti dappertutto! Alcune fette di formaggio! Beh, meglio di niente! Devo solo togliergli dagli involucri! Annie sta aprendo quelle fette di formaggio? Oh, credo proprio di sì! Penso che se li mangerà come spuntino! Che spuntino terribile! Ed è tutta colpa mia! Aspetta, Annie! Prendiamo quelle fette di formaggio e tagliamole in pezzi più piccoli! Ora mettiamo il piatto con il formaggio nel microonde. Lasciamo che il microonde faccia la sua magia. Ma cos'hai in mente? Credimi, funzionerà. E fine! Ed ecco il tuo spuntino. Oh wow! I pezzi di formaggio si sono trasformati in bocconcini di formaggio croccanti. Prendo questo. Oh, non stavi scherzando, Jennifer, ma sono fantastici! Beh, una vera golosa come me sa come preparare un ottimo spuntino. Oh, yoink! Sono miei adesso! Oh sì, è buio pesto qui sotto. Funzionerà. È ora di arrotolarlo. Bello e stretto, così entrerà nello zaino. Non posso non portare la pentola e il cibo. Marshmallows! E alcuni spiedini. E poi c'è il thermos. Questo tostapane sarà perfetto per fare colazione. Oh! Sembra che Jennifer debba andare in campeggio. Si porta di tutto appresso. Va bene, è tutto. Ed è ora di uscire. Ma com'è pesante! Questa gita sarà fantastica! Jennifer, ma alcune cose sono fuoriuscite dallo zaino. Cosa ha dimenticato? Porta le cose più assurde per andare in campeggio. Aspetta, ho avuto una grande idea! Prenderò uno di questi spiedini di legno e un marshmallow. E farò scivolare il marshmallow sullo spiedino. Posso infilarne più di uno! Devo solo lasciarci un po' di spazio. Ci siamo! Tre marshmallow e sono pronta per partire. Il tostapane è collegato e pronto per l'uso. Puoi appoggiare i marshmallow sopra il tostapane e iniziare ad arrostirli. Devo continuare a girare lo spiedino per non farli bruciare. E sono cotti! Marshmallow arrosto nel comfort di casa mia! Devo aggiungere i cracker col cioccolato!
E ora basta togliere il marshmallow dal bastoncino. Ciao, delizioso dolcetto! Così appiccicoso e buono! E ne ho altri due! Oh, questo film fa paurissima! No, dai, che errore stupido! Uffa, ho finito le patatine! Anche tu, eh? Perché non vai a prenderne altre? Cosa io? Perché non tu? No, io resto qui. Ehi, lanciamo una moneta, così è più giusto. Ok, tu scegli testa o croce e io la lancio. Ma non si ferma più, uscirà testa o croce? Cosa? Stiamo scherzando, com'è possibile? Mi sa che tocca a entrambi. Ehi, ci sono una busta grande e una piccola. Quella grande è mia. Prese! Tu puoi avere quella piccola. Dai, devi condividere. Peccato tu sia così bassa e lenta per arrivarci. Torna a vedere il film. È sempre così cattivo. Sapete cosa? Gli serve una bella lezione. Bene. Ok, metto questa tortiglia su della carta forno e poi uso l'olio d'oliva. Non ne serve tanto, la giusta quantità per ricoprirla tutta. Poi lo spalmo su tutta la superficie. E ora i condimenti. Sale e pepe sono perfetti. Perfetto, pronta per il prossimo passaggio. Inforniamo! Guarda qui, sta iniziando a indorarsi. Che buon odore! Ed è calda calda! Che capolavoro! Sarà scioccato! Ehi, che mi sono persa? Wow, dove hai preso questa busta gigante? Ora è la mia a sembrare piccolissima! Non è giusto! Anche io ne voglio una gigante! È l'ora delle caramelle! No, ragazzi, proprio no! Niente caramelle prima di cena, lo sapete! Queste le prendo io, se volete fare uno spuntino mangiate i melograni! Cosa? Nemmeno una mela o un'arancia? È uno scherzo, vero? Voglio dire, come facciamo a mangiarli? Non guardare me, non ne ho idea! Beh, per fortuna ho con me un martello! Nah! Ciò che ci serve è una bella sega! No! Oh, ma che ho in testa? È un lavoro da attrezzo elettrico! Ehi, ma che stai facendo? Sta bevendo solo il succo senza mangiare i semi! Come hai fatto? Dammi qua, ti faccio vedere! Allora, lo metti così e poi lo dividi a metà! Tutto il gusto sta in questi piccolissimi chicchi! Devi tirar fuori tutti questi chicchi fruttati. E poi la parte più facile. Prendi una siringa gigante e riempila. Metticene più che puoi. E ora lo stantuffo. Finito! Ora puoi spremerteli in bocca. Buonissimo! Non devo nemmeno preoccuparmi dei semi. Sei geniale! Mamma, ho così tanta fame! È tutto il giorno che penso alla cena! E non può di certo mancare il ketchup! Non sarà mica finito, non è vero? Ehi, dammi quel coso! Sono più forte di quanto credessi! Oh, tranquilla, ci penso io! Ma che spreco! Beh, in realtà... questa potrebbe essere la soluzione! Il dosatore salverà la serata! Prendi un dispenser del sapone vuoto. Svita il dosatore. E con un imbuto, versa il ketchup. Facilissimo!
Dovrebbe essere sufficiente. Ora avvita di nuovo il dosatore. Ok, Emma, proviamo di nuovo. Wow! Perché non ci abbiamo mai pensato? Proviamolo! È proprio la quantità giusta. Dovresti brevettarlo, Liz. E ora la parte migliore. Eh sì, così mi piace. Ehi, ma non può essere già finita. Quando si dice raschiare il fondo. E non è rimasto proprio niente. Accidenti a me e alla mia ossessione per la cioccolata. Mi piace troppo. Ma è uno scherzo? Devo averla finita per sbaglio. Il mio trucchetto dovrebbe salvare la situazione. Per prima cosa, versa del latte nel barattolo. Poi gira con un cucchiaio. Ciao ciao, latte al cioccolato! E via negli stampini! Una volta pieni, mettici i bastoncini. E poi mettili nel congelatore. Vediamo come sono venuti. Buonissimi! Mi manca ancora un passaggio. Esatto, non possiamo non aggiungere i confettini. Guarda come sono colorati. Tutto per te, Sofia. E pensare che stavo per buttare via quel barattolo. E brava, Emma. Ehi, hai preso la cena? Sì, e ho preso il mio preferito. Pollo fritto, caldo e croccante. Guarda, e ha un odore ancora migliore. Non troppo male. Manca solo una cosa importante. E già che ci sei, prendi del ketchup. Chi sta chiamando? Oh! Ciao, Sofia. Volevi questo? Lo aprirò io. Sul serio? Ma fa fare tutto a me! Oh, e prego! Penso di meritarmi un pezzo! Un altro? Ok, contenta? È incredibile! Cosa sono il tuo versatore personale di ketchup? Come ti piace questo, eh? Ora è il gran finale! Non puoi avere mai abbastanza ketchup, non è vero? Devo andare. E poi basta scuotere. Che cosa? Va bene. In realtà, forse hai avuto una grande idea. E non devo nemmeno fermarmi per spremere. Dammi quella busta. Ho fatto io tutto il lavoro, dopo tutto. Gustoso. Ammazza, questa roba è davvero buona. Ecco perché è il mio preferito. Bel trucco! Oh, grazie! Il ketchup è davvero il condimento perfetto! Che cos'è questo? Devo cucinare la cena! La mamma sta per tornare a casa! Pensa, Lizzie, pensa! Oddio! Potrei fare la pasta! Farò in fretta con questo coso! Prendi una tazza e versaci della pasta e l'acqua. Poi via nel microonde. Dai, sbrigati! Ma non può andare più veloce? È abbastanza calda. Ed è cotta, vedi? Aggiungi del latte e il formaggio che preferisci. Lascia che il calore sciolga tutto. Sembra piuttosto delizioso, eh? Pasta al formaggio istantanea. Bentornata a casa, mamma! Pasta al formaggio, la mia preferita! Sembra deliziosa, tesoro! Ed è divina! Ho imparato dalla migliore!
Buon appetito, signore! Grazie a Dio, è ora di pranzo. Ho sognato questo sandwich per ore. Potrei mangiare questa roba tutto il giorno. Un altro po' non farà male. Andiamo! Papille gustative, tenetevi pronte! Le cose stanno per di... Ehi, non dovrebbe colare tutto. Odio avere le mani appiccicose. Oh, avevo dimenticato che fossero lì. Se odiate i sandwich traboccanti, provate questo trucchetto. Spalmate bene come al solito, poi aggiungete il secondo strato di pezzo di pane. Tagliate tutta la crosta e con la forchetta premete per bene i bordi. Non abbiate paura di premere un po'. Adesso prendete il vostro panino e mettetelo nel tostapane. Una volta fatto, lasciatelo raffreddare per un minuto e tagliatelo al centro. Eccolo pronto! Senza sbavature come dovrebbe essere. Le serate cinema sono fantastiche. L'importante è avere abbastanza snack. Tieni! Sono il responsabile del refill. Fallo fare a Kevin. Stai davvero bene stasera, Kevin? Ho capito, ne volete altri. Mi prenderò la mia parte preferita. Che cos'è questo? No. Questo è quello che volevo. Ehi, che cosa c'è che non va in questa cosa? E adesso che faccio? C'è qualcos'altro di buono qui? Credo di poter fare qualcosa con questi. Per uno spuntino divertente in una padella, mescolate caramelle al cioccolato e granella di popcorn. Mettetevi comodi e ammirate lo spettacolo. Lo zucchero e il sale creano uno spuntino gustosissimo. Quando i semi cominciano a scoppiettare, sapete che ci siete quasi. Una volta pronto, girate la padella e voilà! Ancora affamato? Scavate bene dentro! Ok! Wow! È stato troppo divertente! Poi ha fatto questo rumore! Wow! Era una specie di grugnito! Ehi! Mi stai ascoltando? Credo proprio di no. Oh, Coca-Cola! Scuotiamola un po'. Così va bene. Sarà fantastico! Cola dappertutto! Oh sì, è proprio quello che ci vuole! Ehi, ti ho preso questa! Grazie! Fammi prendere il telefono! Devo solo darle un colpetto! Grazie per la coca! Oh, ma non è esplosa! Che peccato! Ma perché non ha funzionato? Fammi provare con questa. L'ho agitata. E adesso la apro. Spero non esploda. Ehi, ha funzionato! Volevi davvero fare questo trucchetto su di me? Lascia stare e bevi la coca. Ciao a tutti, guardate che capelli oggi. Ciao, Tina! Dei biscotti! Sarà delizioso! Oh. Oh.
Ma che cosa è successo? Perché non mangi quel biscotto? Mi sono fatta male al dente quando l'ho morso. Ah già, questo biscotto è durissimo. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Ehi, guarda! Usiamo questo martello. Sì! Gliela faccio vedere io. Ma non si è spezzato. Adesso basta, le prenderai. Una sega. Ottima idea. Sì, sarà un video bellissimo. Oh, però è stancante. Ma scherziamo, è tutto intero. È una specie di super biscotto o cosa? Ok, quando il gioco si fa duro. Oh sì! Useremo una motosega. Wow! Sì! Vola dappertutto. Ok, ho fatto. Oh no, questo biscotto è invincibile. Ci ha definitivamente sconfitte. Oh. Tina, aspetta. Guarda qui. Oh, hanno messo i biscotti in un bicchiere di latte. E ci hanno fatto una specie di frullato? Ok, proviamo con il latte allora. E via dentro il bicchiere. Adesso aggiungiamo il latte. È la quantità perfetta. Adesso un cucchiaio, così. Devo sbriciolare i biscotti e poi mischiare tutte le briciole con il latte. Lo passiamo al microonde, così. Lo accendiamo e il microonde farà il resto. Benissimo, controlliamo. Wow, sembra una piccola torta biscotto. Aggiungiamo lo zucchero e anche i confettini. Così è anche bella da vedere, vero? Diamoci dentro. Sì, è proprio una torta biscotto. Adesso aggiungerò altri confetti. Emma adorerà questa torta di compleanno. Ah, penso sia la migliore che io abbia mai fatto. Ehi, guarda che torta! Devo assaggiarla. Sì, è proprio buona. Tu vieni con me, torta. Ah, Thomas, fermo lì. Oh, no! Oh, la mia torta! Mi dispiace, sistemerò tutto. Guarda, è come nuova. Non è una torta, è un ammasso informe. No, non piangere, guarda, c'è persino la candelina. Era la torta per Emma e adesso è rovinata. Accidenti, non volevo rovinarle la torta. Beh, ma ci sono ancora degli ingredienti. Forse so come rimediare. Sciolgo il cioccolato con il phon. Sembra buono. Ma non posso mangiarlo, non ancora. Ok, fatto. Aggiungo questi mini marshmallow. Li metterò nel cioccolato. Li mescolo finché non sono tutti ricoperti di cioccolato. Assomigliano ai cereali immersi nel cioccolato al latte. Metto tutto in una teglia. Perfetto, ci sta tutto. E aggiungo dei confetti per un tocco di colore. Bene, sono abbastanza bravo. Dopo che si è raffreddata si può mangiare. Barrette al cioccolato e marshmallow. E la candela è il tocco finale. Wow, ma come hai fatto? Mi dispiaceva per la torta, quindi ho fatto queste per la festa. Che spettacolo! Dai, andiamo alla festa! Una delle cose migliori dell'estate è mangiare la pannocchia sbollentata. Vicky, vieni, la cena è pronta! Hai fatto le pannocchie? Non ti spiace, vero? Oh oh, ho un piccolo problema.
Forse è meglio evitare. Altrimenti dovrò correre dal dentista. Oh, ma non mangi con me? Non con questa bocca di metallo. Beh, ma non è giusto. Mi dispiace. Vuoi uno di questi? Sono buoni. Non sono pannocchie, questo è certo. E non sono così succose. Guarda come mangia. A me è rimasto lo spiedino. In realtà, forse può tornare utile. Fammi vedere. E se infilzassi lo spiedino fino in fondo? Ah! I chicchi si staccano! E vai! Wow! E ora, anche se hai l'apparecchio, puoi gustarti il mais. Hai qualcosa tra i denti, bella! Bene, la serata tra ragazze sta andando benissimo. Ma chi è? Che cosa? Alex vuole lasciarmi! Ma perché? Io sono la fidanzata perfetta! Mi ha mandato un messaggio, vedi? Non posso credere che sia finita! Oh, non me lo merito! Per fortuna che c'è il gelato! I cucchiai! Bene! Ora devi solo strafogarti, ok? Prendi un morso! Ok! Ma è duro come una roccia! Mi va tutto male! Dai che sistemo tutto! Gelato, sciogliti! Sciogliti! Ah! Penso di sapere come fare! Un po' d'acqua! Aia! È calda! Ed è proprio così che ci serve! Immergi il gelato nell'acqua calda! Così dovrebbe andare! Vicky starà meglio in un attimo! Sì! Ma quanto è buono! Ecco a te, Vic! Mangiane quanto vuoi, ok? Ora sì che sto meglio! Prendine anche tu! Questo gelato ti farà star bene in pochissimo tempo! Wow! Questo film mi ha messo fame! Esiste cosa più perfetta? Beh, con la cioccolata sì! Gnam gnam! Ho ancora fame! Cioccolatosa! Non riesco a smettere! Delizioso! Ups! Sistemiamo un po'! Ah! Chi se ne frega! È troppo buona! Cosa? Ho già finito le fragole! Odio quando succede! Beh, che cosa abbiamo qui? Odio la pubblicità! Oh! Cos'è questa roba? Deve essere stata Emma! Persino i fazzoletti sono sporchi! Ora sono più sporco di prima! Aspetta! Sì, dovevo decisamente aspettarvelo! Non so nemmeno cosa pulire prima! Ciao, Thomas! Vuoi delle fragole? Emma, basta! Ti prego! C'è un modo migliore per mangiarle! Inserisci la cannuccia qui! Spingi finché non si stacca il picciolo! Ora c'è un buco, vedi? E ora la parte più bella! Metti della cioccolata nella siringa! Una quantità generosa! E ora puntura! Riempiamola!
Così non sporchi. Facile e divertente. Gnam! È la quantità perfetta di cioccolata. Non ti dispiace, vero? Guarderei sempre film con i supereroi. Sì, anche io. Mangiamo? Questa pasta ha un aspetto delizioso. E ora da dove inizio? Non penso vada bene la forchetta. Le mani! Ah, ma è sgusciato o no? No! Eh? Hai ordinato a domicilio? Scusate! Oh, non credo Emma se ne sia accorta, meno male. Riprovo. Dai, forza, vieni via! Ah! Ma è ridicolo! Oh! Ha delle monete! Grazie, cara! Cosa? Ma è un gambero! Oh, caspita, lo è! Chi farebbe una cosa simile? Voglio solo soldi, io! È succo di gambero? Mua! Interessante, sì! Stupido guscio! Ecco fatto! Non so perché sto ridendo! Non è finita! Ti mangerò, fosse l'ultima cosa che faccio! Tutto ok? Prendi la forchetta e usa un dente per rimuovere il guscio. Poi sbuccia. Facile, no? E sembra delizioso. Ecco qua. Sei la dea dei gamberi. Oh, buono. Grazie. Bene, la serata tra ragazze sta andando benissimo. Ma chi è? Che cosa? Alex vuole lasciarmi! Ma perché? Io sono la fidanzata perfetta! Mi ha mandato un messaggio, vedi? Non posso credere che sia finita! Oh, non me lo merito! Per fortuna che c'è il gelato! I cucchiai! Bene! Ora devi solo strafogarti, ok? Prendi un morso. Ok. Ma è duro come una roccia. Mi va tutto male. Dai che sistemo tutto. Gelato, sciogliti, sciogliti. Ah! Penso di sapere come fare. Un po' d'acqua. Aia! È calda. Ed è proprio così che ci serve. Immergi il gelato nell'acqua calda. Così dovrebbe andare. Vicky starà meglio in un attimo. Sì! Ma quanto è buono! Ecco a te, Vic. Mangiane quanto vuoi, ok? Ora sì che sto meglio. Prendine anche tu. Questo gelato ti farà star bene in pochissimo tempo. Ci sentiamo più tardi. Questo succo è così buono. Ah. Ehi, Vicky! Non penso di aver mai avuto così tanta sete. Mi versi un po' di succo. Mi sa che l'ho finito. Mi spiace, Vicky, ma è finito. Ma ho troppa sete! Non so cosa dirti. Mele? Tranquilla, Vicky, ci penso io. Dammi un po' di tempo, ok? Prima metti un paio di mele nel congelatore. Eh? Devi essere paziente. Nel frattempo tu fa qualcosa, ok? Dopo mi ringrazierà. E ora aspettiamo.
La musica aiuta quando devi aspettare. Mela, ora sono cavoli tuoi. Era ora. Mele, come state? Sì, direi che sono congelate. Una volta scongelate, saranno più morbide. E quindi possiamo spremerle. E lo faremo a mani nude. Guarda tutto quel succo. Non c'è niente di meglio del succo di mela, non è vero? A Vicky piacerà. Alla mia salute. Oh mio Dio, bella. Sembra delizioso. Adoro il succo appena spremuto. È così rinfrescante. Non compreremo più il succo al supermercato. Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa. Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh. Oh, credo che il pollo sia pronto. Ma che delizia! Oh beh, forse un po' troppo cotto. Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto? Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve! Grazie! Che velocità, grazie ancora! Ha un profumo migliore del mio! Non è bellissimo? E sul piatto? Sì, sembra proprio opera mia! Oh, l'ospite! Che buon odore! È per me! L'ho fatto io! È caldo, stai attenta! Oh! È un po' incasinato, vero? Direi di sì! Per me basta così, grazie! Ma era davvero buono! Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto? Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così! Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente. Potrebbe essere un condimento oppure una salsa. Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta. E l'ultimo? Perfetto! Così non cascherà niente. Tieni. Buono, vero? Non li farai mai più in nessun altro modo. Vai, siamo riusciti a prendere l'ultima torta! Speriamo che gli piaccia! Hai sentito? Non era niente! Quasi dimenticavo! Ci mancano i cappellini! Bel cartello, vero? I dettagli fanno la differenza! Bibite pronte! Abbiamo quasi fatto! Oh, è venuto così bene! L'ultima cosa... Dobbiamo accenderle, giusto? Lo hai sentito? Arriva! Dobbiamo andarcene su! No, di qui! Oh no! La torta! Ne ho staccato un pezzo! Ehi, che succede? Tutto questo è per me! Tanti auguri! Wow! Cucchiaino? Torta in tazza, che meraviglia! Siete così creativi, ragazzi! Eh sì! Alla salute! La torta in tazza è stata un successo! Le serate cinema sono fantastiche! L'importante è avere abbastanza snack! Tieni! Sono il responsabile del refill! Fallo fare a Kevin! Stai davvero bene stasera, Kevin? Ho capito, ne volete altri. Mi prenderò la mia parte preferita. Che cos'è questo? No! Questo è quello che volevo.
Ehi, che cosa c'è che non va in questa cosa? E adesso che faccio? C'è qualcos'altro di buono qui? Credo di poter fare qualcosa con questi. Per uno spuntino divertente in una padella, mescolate caramelle al cioccolato e granella di popcorn. Mettetevi comodi e ammirate lo spettacolo. Lo zucchero e il sale creano uno spuntino gustosissimo. Quando i semi cominciano a scoppiettare, sapete che ci siete quasi. Una volta pronto, girate la padella e voilà! Ancora affamato? Scavate bene dentro! Ok. Grazie a Dio, è ora di pranzo! Ho sognato questo sandwich per ore! Potrei mangiare questa roba tutto il giorno! Un altro po' non farà male! Andiamo! Papille gustative, tenetevi pronte! Le cose stanno per di... Ehi, non dovrebbe colare tutto! Odio avere le mani appiccicose! Oh, avevo dimenticato che fossero lì! Se odiate i sandwich traboccanti, provate questo trucchetto! Spalmate bene come al solito, poi aggiungete il secondo strato di pezzo di pane. Tagliate tutta la crosta e con la forchetta premete per bene i bordi. Non abbiate paura di premere un po'. Adesso prendete il vostro panino e mettetelo nel tostapane. Una volta fatto, lasciatelo raffreddare per un minuto e tagliatelo al centro. Eccolo pronto! Senza sbavature come dovrebbe essere. Lana, stai ancora studiando? Vicky! Ho troppo fame! Ma non posso smettere di studiare! Penso di poterti preparare qualcosa. Quale snack è l'ideale quando si studia? Che cosa ho a disposizione? Facciamo le cose in grande. Grazie al cielo ci sono queste bibite. Ma che cavolo? Ma stai cucinando per una famiglia di 4 persone, Vicky? Ho detto solo uno spuntino, no? Vicky ha l'abitudine di esagerare. Wow! Eh sì, ho esagerato. No, non ce la posso fare. Ehi, ti faccio vedere un trucco. Questa bottiglia è perfetta per misurare. Questo è sufficiente per una porzione. E via! Ora non dovrei più tirare a indovinare. Ma non abbiamo ancora finito. Basta pochissimo sugo. Riesci a credere che questa sia la stessa quantità? Questo trucco è spettacolare! Ehi, il latte è in frigo! Ma solo perché c'è... non significa che sia fresco! Bah! Ma fa troppo schifo! Così tanto? Oh sì, fa proprio schifo! Io faccio una scappata al supermercato, ok? Bene, sono tornata! E ho controllato tutte le date di scadenza. E questo è il sapore che dovrebbe avere il latte. Oh, ti dispiace lasciarlo fuori? Se non vuoi che si rovini, mettici un pizzico di sale. Beh, un bel po'. Ma a me sembra una cosa assurda.
Mi ringrazierai più tardi. Ok, andiamo. È ora del pasto più importante della giornata. È ancora buono? A me sembra di sì. Devo proprio ringraziare Lana per questo trucco.